Senatore Centinaio, ottime notizie per il CNAO di Pavia. Che cosa lei è riuscito a ottenere? Sì, insieme al senatore Tremonti, insieme ad altri parlamentari abbiamo risposto all'appello da parte di tutta la società civile pavese, da parte della società scientifica. C'era stato veramente un appello da parte di tantissimi professori universitari che chiedevano che il CNAO venisse salvato. C'erano bisogno di 35 milioni di euro, abbiamo presentato un emendamento a doppia firma su questa legge di stabilità, io e il senatore Tremonti, e nelle scorse ore è stato approvato dal governo. Noi avevamo chiesto di poter avere questi fondi in un'unica rata, il governo ha deciso di dividerlo in tre parti, quindi di dividerlo su tre anni, però l'importante è raggiungere il risultato. Il risultato è stato raggiunto e quindi vuol dire che quando la politica ci si mette e vuole raggiungere degli obiettivi veri, degli obiettivi che servono alla società civile, perché questo il CNAO è di istituti come il CNAO, ce ne sono quattro in tutto il mondo, vuol dire che si è fatto un ottimo lavoro e sono molto molto soddisfatto.